per la voce, ma esco da un periodo di influenza. Allora, il tema che mi è stato affidato attiene ai punti di contatto e, perché no, anche di attrito tra i poteri dell'ANAC e la responsabilità amministrativa del dipendente. Nella ampia casistica della responsabilità erariale, uno spazio predominante è occupato certamente dai contratti pubblici, sia per l'indubbia rilevanza economica degli stessi, sia anche per delle peculiarità che rendono obiettivamente difficile l'azione del funzionario. Le abbiamo sentite prima, norme complesse, oggi siamo passati a 50 provvedimenti attuativi, una giurisprudenza ondivaga, pensate al caso degli oneri di sicurezza. Sono intervenute 3 plenarie, una Corte di Giustizia, è stato fatto un nuovo codice e ancora oggi si discute quale sia il rimedio nel caso in cui l'appaltatore dimentichi di allegare questi elementi all'offerta economica. Certamente vi è un alto tasso di litigiosità che sotto certi aspetti può essere anche stimolato dalla velocità del rito appalti, che consente alle operatori economici di avere una tutela pressoché immediata. Ed infine non bisogna scordare la rilevanza che il risarcimento del danno in materia di appalti ha rispetto alla classica ipotesi del risarcimento dei danni da interessi legittimi, perché rispetto a tutte le altre casistiche la prova della colpevolezza della pubblica amministrazione / stazione appaltante non è richiesta. Ora, per iniziare il tema, credo che il punto di partenza più appropriato sia il dato normativo. L'articolo 213 del codice appalti contiene 2 espressi richiami al tema della tutela del pubblico erario da pregiudizi. Mi riferisco al comma 3 lettera B e al comma 6. Il comma 3 riporta l'ampio catalogo di poteri che sono attribuiti all'ANAC. Fra queste abbiamo anche il potere di vigilare affinché sia garantita l'economicità dell'esecuzione dei contratti e accertare che dall'esecuzione non derivi un pregiudizio per il pubblico erario. Si passa al comma 6, dove leggiamo che se a seguito di esercizio di poteri ispettivi di vigilanza l'autorità accerta che dall'esecuzione è derivato un grave pregiudizio, trasmette gli atti alla procura contabile. Si tratta di una disciplina che non si discosta da quella del previgente codice, che già l'articolo 6 conteneva sommariamente questi poteri, sia di vigilanza, sia di informazione o referto. Il settore dei contratti pubblici, come è noto, come è stato anche suggerito poco fa da un intervento, ha subito un drastico cambiamento. In passato l'evidenza pubblica veniva considerata come una regola per consentire alla pubblica amministrazione di individuare tra i migliori offerenti quello che le consentiva una prestazione contrattuale migliore sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico. Era la cosiddetta concezione contabilistica dell'evidenza pubblica. Poi le direttive comunitarie e comunque l'ordinamento comunitario ha introdotto anche il tema della tutela della concorrenza. Non che in passato la concorrenza fra gli operatori economici non fosse importante, ma certamente era di un gradino secondario rispetto alla tutela dell'erario. E ancora oggi, se esaminiamo il codice dei contratti, ci accorgiamo che i principi per l'aggiudicazione sono sempre i principi di economicità ed efficacia, che si affiancano ai principi di non discriminazione e libera concorrenza. Badate che questi principi si applicano sia ai contratti inclusi sia ai contratti esclusi.
per contratti esclusi dobbiamo tener conto sia dei contratti cosiddetti passivi, che sulla base delle norme iniziali del codice appalti non sono soggette all'applicazione immediata delle regole di gara, sia anche ai contratti attivi. L'inserimento dei contratti attivi è una novità del correttivo del 2017. Ora, abbiamo visto che l'articolo 213 contempla due ipotesi differenti in cui l'autorità deve prevenire barra segnalare ad ANAC, alla Corte dei Conti, un eventuale danno, un eventuale pregiudizio al pubblico erario. Perché due norme? Perché due previsioni differenti? Quello che varia è l'ambito temporale. Nel primo caso, ANAC vigila affinché dall'esecuzione del contratto non derivi un pregiudizio. Nel secondo caso, qualora ANAC nel corso della propria vigilanza accerti che vi sia già stato un pregiudizio, allora trasmette gli atti alla Corte dei Conti. Il tema della giurisdizione della Corte dei Conti può sembrare strano, ma è stato oggetto alcuni anni fa di una querela tutta interna alla Corte dei Conti della Campania. Qual era il caso? Come voi sapete, la Regione Campania ha dei rilevanti problemi sotto il profilo della sanità. È una regione come altre che ha dei piani di recupero, piani di rientro dal disavanzo, e quindi sono state imposte a queste amministrazioni regionali delle forti revisioni della pianta organica. In quel caso la Procura della Corte dei Conti si è attivata perché la regione, omettendo di mettere mano alla propria pianta organica, non rientrava di questi debiti e quindi, anzi, anziché rientrare, continuava a farli aumentare. E quindi si è sorto il problema se il procuratore possa agire per prevenire un danno al pubblico erario. Ora, non sto a descrivere il contesto giurisprudenziale di riferimento e la soluzione a cui la Corte dei Conti della Campania è giunta, però mi sembra interessante segnalare questa massima. L'esistenza di un danno certo ed attuale è il presupposto della giurisdizione contabile ed è l'elemento costitutivo dell'illecito contabile, con la conseguenza che deve escludersi che possa rientrare nell'attribuzione della Corte dei Conti il potere di ordinare, anche in via d'urgenza, alle amministrazioni di porre in essere azioni specifiche onde evitare danni erariali futuri. Questa impostazione è coerente con il codice della giustizia contabile, che è stato approvato circa 2 anni fa. Se volete segnarvi il riferimento normativo al decreto legislativo 174 del 2016. E difatti l'articolo 51 del codice, rubricato notizia di danno erariale, specifica che il pubblico ministero può avviare le proprie indagini solo quando è in presenza di una notizia di un danno. E quando è che ricorre una notizia di un danno? Quando il danno è specifico e concreto, quindi quando vi sono dei presupposti che permettono al pubblico ministero di individuare fatti specifici da esaminare. Questo permette anche di ritenere che la Corte dei Conti non abbia un potere d'indagine a tutto campo, ma appunto l'attività del pubblico ministero dovrebbe essere basata su degli elementi pregiudiziali che permettono di avere il sospetto quantomeno di una situazione anomala. E anche l'articolo 52 del nuovo codice specifica che è ben possibile presentare segnalazione alla Corte dei Conti, ma ove possibile bisognerebbe quantificare il danno. Quindi sono indizi normativi che ci consentono di affermare che al procuratore della Corte dei Conti devono essere trasmesse solo notizie di danni che si sono già manifestati. L'ANAC, come è emerso nel corso di questo dibattito, è nata in un periodo di, passatemi il termine, caccia alle streghe.
E non è un caso che circa un anno fa il presidente dell'ANAC ha dovuto pubblicare un comunicato per specificare cosa è e cosa non è di competenza dell'autorità. Evidentemente l'autorità è stata sommersa di segnalazioni sulla qualunque. Se voi scorrete il comunicato potete avere anche alcune note di colore, perché venivano comunicate al presidente dell'ANAC illeciti in materia di abusi edilizi oppure problemi testamentari. Ma tornando al nostro tema, il Presidente ha ben chiarito che non saranno prese in considerazione segnalazioni di fatti o comportamenti tesi all'accertamento di responsabilità esclusivamente erariali. Quindi, l'ANAC ha un potere di vigilanza, ma è una vigilanza meramente preventiva, una vigilanza che consente di indirizzare l'azione dell'amministrazione verso comportamenti che consentono di prevenire il danno erariale. Ora, ci siamo detti che ANAC ha questo potere di controllo e vigilanza, ma ANAC come viene a conoscenza di queste informazioni? Come viene a conoscenza di questi dati e anche dei documenti? Ora, molti di voi sono dei funzionari di stazioni appaltanti e siete alle prese con obblighi di pubblicazione che dire numerosi mi sembra quasi un eufemismo. Abbiamo il CIG, il portale bandi dell'ANAC, la GURI, la GUE, forse c'è ancora Itaca del MIT. A tutto questo cos'è che si è aggiunto? Si è aggiunta la pubblicazione sul profilo committente, che è un modo carino per dire sito web dell'amministrazione, perché si vede che era poco chiaro dire sito web. L'articolo 29 del codice prevede che tutti gli atti, tutti, dalla determina contrarre all'aggiudicazione, dai provvedimenti di esclusione e di ammissione, devono essere pubblicati. E se guardate la norma sembra che non ci sia nemmeno più un limitazione dell'ambito di applicazione. Io mi ricordo che una volta il vecchio codice escludeva o comunque limitava in maniera molto stringente la trasparenza sui contratti al di sotto dei 40.000 euro. Addirittura bisognerebbe pubblicare i resoconti della gestione finanziaria. Questa ampia numerosità, questo elevato numero di oneri di comunicazione ha portato poi anche a un'applicazione nella prassi variegata. Io ho notato che ci sono alcune amministrazioni che pubblicano tutto, altre amministrazioni che pubblicano dei comunicati, è stata esclusa l'impresa X, è stata ammessa l'impresa Y, altre amministrazioni per cavarci d'impiccio non pubblicano nulla, però è una ristretta minoranza, per fortuna. Perché richiamo l'articolo 29? Perché l'articolo 29 non è rubricato come uno si immaginerebbe obblighi di pubblicazione sul profilo committente, ma principi in materia di trasparenza. Ora, la trasparenza è importante, ma entriamo un attimo più nel dettaglio di questo concetto. Quando parliamo di trasparenza, la normativa base è il decreto legislativo 33 del 2013. Ora, l'articolo 1 esordisce in questi termini. Scusatevi se ve lo leggo un testo di legge, ma per una volta che abbiamo una norma abbastanza chiara, perché non ne approfittare? La trasparenza è intesa come accessibilità totale di dati e documenti detenute dalle PA, allo scopo di tutelare i cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Cioè, si è passati da una giurisprudenza di alcuni anni fa che escludeva l'accesso agli atti, a tutti gli atti dell'amministrazione, perché si riteneva fossero delle istanze meramente esplorative, finalizzate a un controllo generalizzato, ad andare a dire che bisogna favorire queste forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La verità
dovrebbe essere nel mezzo, ovvero un'amministrazione eccessivamente chiusa su se stessa, sicuramente nessuno la vuole, nemmeno i pubblici funzionari che sono onerati di garantire queste forme di trasparenza, ma è anche logico che la trasparenza dovrebbe, a mio avviso, essere legata anche a principi di economicità e sostenibilità. Se è vero che la trasparenza va a tutelare l'erario, perché andare a spendere risorse pubblicando dei dati in maniera eccessiva, facendo perdere all'erario più risorse per l'attuazione di quante invece le si risparmierebbe? Però queste sono un po' considerazioni di carattere personale. Torniamo al tema iniziale, ovvero come ANAC viene a conoscenza di questi comportamenti. Se sfogliate il codice, secondo me la norma inerente agli obblighi informativi ad ANAC più importante, sia sotto il profilo della quantità, sia sotto il profilo delle potenziali responsabilità, è l'articolo 106, quello che disciplina le modifiche e le varianti in corso d'opera. La norma si compone sostanzialmente di due parti, una parte di carattere sostanziale, quali sono le ipotesi in cui è possibile modificare il contratto, revisioni ammesse dai documenti di gara, servizi complementari a quelli già previsti dal contratto, errori progettuali, ma poi si compone di una ricca parte di carattere procedurale legata alle modalità con cui la stazione appaltante deve pubblicizzare e comunicare le modifiche / varianti in corso d'opera. E quindi abbiamo alcune modifiche che vanno pubblicate in GUE, altre in GURI, altre sul portale web, altre all'osservatorio regionale ed altre ad ANAC. Quelle che vanno pubblicate ad ANAC sono sostanzialmente quelle di cui al comma 1 lettera B e al comma 2. Il comma 1 lettera B sono i servizi e le forniture supplementari, il comma 2 invece sono le varianti che derivano da errori progettuali. In questi casi la stazione appaltante ha l'obbligo di comunicare all'ANAC le modifiche entro 30 giorni dal loro perfezionamento. In caso di violazione, ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di un importo compreso tra 50 e 200 euro per ogni giorno di ritardo. Ora, non lasciatevi ingannare che la sanzione amministrativa venga irrogata direttamente nei confronti della stazione appaltante. E perché? Perché la giurisprudenza contabile ha chiarito che anche nei casi di danni indiretti, ovvero danni che non sono provocati direttamente dal dipendente all'amministrazione, ma danni che l'amministrazione provoca a un terzo, e questo terzo si rivale nei confronti della pubblica amministrazione, anche in quest'ultima ipotesi sussiste la responsabilità amministrativa. Ho provato a fare una ricerca giurisprudenziale e ho trovato effettivamente un caso in cui un funzionario era stato condannato dalla Corte dei Conti perché la propria amministrazione di appartenenza era stata multata da un'autorità amministrativa indipendente. Il caso era quello dell'ATAC, l'azienda di trasporti romano. Cos'era successo? I funzionari avevano tenuto in essere, o meglio, i dirigenti avevano tenuto in essere dei comportamenti elusivi della concorrenza. L'autorità indipendente di settore ha sanzionato la pubblica amministrazione e la Corte dei Conti ha ritenuto che i dirigenti avevano agito con grave colpa e quindi erano loro i responsabili dell'obbligo di pagamento di questa sanzione amministrativa. Tra l'altro, in quell'occasione era stato sostenuto che alla fine non ci poteva essere un danno erariale nel caso di una sanzione amministrativa, perché se effettivamente ci pensate, un'amministrazione pubblica che paga una sanzione amministrativa a un'autorità indipendente alla fine è un giro di conto all'interno del più ampio, della più ampia nozione di contabilità pubblica. La Corte dei Conti del Lazio, la sentenza era la 325 del 2011, in quell'occasione ha respinto, forse anche in maniera un po' frettolosa, questa argomentazione, sostenendo
che l'importante è che il patrimonio della pubblica amministrazione di appartenenza sia danneggiato indipendentemente dalla destinazione di queste somme. Torniamo ancora alla norma, quella sulle varianti. Il comma 14 prevede un'altra ipotesi in cui le modifiche devono essere trasmesse all'ANAC, anche qua per la medesima tipologia, cioè quelle di cui al comma 1 lettera C, che sono quelle derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, abbiamo due metodologie di comunicazione differenti: sotto soglia osservatorio regionale, sopra soglia all'ANAC. Anche in questo caso bisogna trasmettere all'ANAC, con un modulo molto complicato a cui bisogna allegare una serie di documenti, bisogna notiziare ANAC della variante approvata. Ci sono due passaggi di questo comma che vorrei sottolineare. La prima è che in caso di inadempienza degli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti, perché comunicazione, il mero fatto che io ho informato ANAC dell'esistenza, trasmissioni, perché la comunicazione in questo caso deve essere accompagnata di documenti tecnici progettuali, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui l'articolo 213,13. Ma ancora un po' più preoccupante, secondo me, è un'altra previsione, ovvero sia nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui l'articolo 213. Quindi qua abbiamo un potere di intervento ex post di ANAC su una variante già approvata. Magari i lavori di variante sono anche già iniziati, e quindi si pone veramente il delicato tema di capire quali sono le conseguenze. Ora, esaminando il correttivo del 2017, era stato proposto un emendamento volto quantomeno a limitare il potere di intervento di ANAC e cercare di rendere, nei limiti del possibile, il più prevedibile da parte del RUP le conseguenze delle varianti. Perché? Perché era stato previsto che ANAC avesse 30 giorni di tempo per accertare l'illegittimità della variante. In sostanza si andava a creare quasi uno stand and still un po', diciamo, volontario. Il RUP trasmetteva la variante all'ANAC, ANAC aveva 30 giorni di tempo per valutare, e il RUP, se voleva dormire sonni tranquilli, evitava di dare avvio ai lavori fino a quando ANAC poteva intervenire. Ovviamente questo emendamento non è stato approvato. Provato a cercare le ragioni di questa scelta, ma dai lavori parlamentari non emerge alcunché. A mio avviso questa soluzione potrebbe essere stata determinata da un'altra modifica normativa al codice appalti, ovvero la modifica all'articolo 211. Voi sapete che la versione originaria del codice appalti prevedeva sostanzialmente che ANAC potesse ingiungere all'amministrazione, alla stazione appaltante, di ritirare in autotutela un atto, e nel caso in cui la stazione appaltante non si fosse conformata, ANAC avrebbe potuto direttamente sanzionare il funzionario. Ora, era una norma che era stata, secondo me, anche giustamente contestata, perché non chiariva quali erano i poteri, i casi di intervento di ANAC, era una norma eccessivamente in bianco. Opportunatamente il legislatore del 2017 ha quindi stralciato questa previsione e ha introdotto un'altra disciplina, ovvero la possibilità di ANAC sempre di contestare la legittimità di un atto, ma lasciando alla pubblica amministrazione la libertà di scelta, e in tal caso riconoscendo ad ANAC la possibilità di impugnare l'atto illegittimo, ritenuto illegittimo, della stazione appaltante. Quindi, come vedete,
la soluzione potrebbe essere questa, al mancato inserimento di un termine entro cui ANAC deve valutare la variante in corso d'opera. Vi è il potere di cui all'articolo 211, in forza del quale ANAC può raccomandare di sanare un'illegittimità e eventualmente ricorrere avanti al TAR. Ora, ANAC è obbligata a comunicare le notizie di danno erariale? La risposta è certamente sì, e questo lo si capisce dalla formulazione testuale dell'articolo 213,6, nella parte in cui afferma che ANAC trasmette gli atti alla procura contabile. Questa precisazione ha delle conseguenze importanti. Voi sapete che il danno erariale si prescrive in 5 anni e questo termine decorre da quando è stato commesso il fatto. Ma se il diritto al risarcimento si prescrive perché l'organo di controllo o ha omesso o ritardato la denuncia del fatto alla Corte dei Conti, rispondono del danno erariale anche i controllori che non hanno correttamente esercitato il loro lavoro di vigilanza. Quindi è sì vero che ANAC è un'amministrazione che controlla le stazioni appaltanti, ma sotto il profilo della responsabilità erariale bisogna anche tener conto che i funzionari di ANAC hanno anche loro delle non rilevanti conseguenze. Abbiamo accennato negli passaggi precedenti il tema della trasparenza. Ora, ANAC può ricevere delle segnalazioni non solo attraverso la consultazione dei documenti liberamente disponibili, non solo esaminando le comunicazioni dirette della stazione appaltante, ma anche da qualsiasi cittadino, da qualsiasi impresa, anche da chi non partecipa alla gara. Partiamo dal diritto comunitario. Il considerando 122 alla direttiva numero 24 stabilisce che, fatte salve le procedure di ricorso, che nel nostro sistema sono affidate interamente ai tribunali amministrativi, tutti i cittadini che non hanno accesso a queste procedure hanno comunque un interesse legittimo, in qualità di contribuenti, a un corretto svolgimento delle procedure di appalto. Non lasciatevi ingannare dall'espressione interesse legittimo. Secondo la dottrina, che ha rilevato che è la prima volta che le direttive in materia appalti utilizzano la nozione di interesse legittimo, è cosa tutt'altro diversa rispetto all'interesse legittimo conosciuto dal nostro ordinamento, trattandosi sostanzialmente di un riconoscimento di un'aspettativa a che il contribuente possa legittimamente sperare nel corretto svolgimento delle procedure di appalto. Ora, il considerando numero 122 stimola gli Stati membri a prevedere delle procedure di ricorso ad hoc per questa categoria di soggetti. L'Italia, come voi sapete, non prevede nulla di simile, anche se ANAC, con un proprio regolamento, ha migliorato le possibilità di segnalazione di eventuali illeciti o di eventuali atti illegittimi imputabili alle stazioni appaltanti. Il regolamento è il regolamento numero 15 del 2017 e questo regolamento è interessante perché nella misura in cui disciplina le modalità tramite cui possono essere fatte le segnalazioni non regola minimamente l'ambito soggettivo, quindi chiunque può fare certamente una segnalazione all'ANAC. Nella relazione introduttiva di questa mattina si è fatto riferimento ai pareri di precontenzioso. I pareri di precontenzioso sono uno strumento che già esisteva nella previgente disciplina, ma che è stata rafforzata col nuovo codice,
come prevedendo la vincolatività su richiesta degli effetti del parere. In altri termini, il parere può essere richiesto sia dalla stazione appaltante, sia dall'operatore economico, sia da entrambi, e ciascuno dei richiedenti può precisare se intende conformarsi o meno alla decisione di ANAC. La vincolatività del parere ha delle conseguenze davvero interessanti. Innanzitutto, il parere vincolante è immediatamente impugnabile avanti al TAR, e questa previsione normativa scardina un po' i principi generali del diritto amministrativo, secondo cui anche i pareri vincolanti non sono immediatamente impugnabili. Pensate al caso della conferenza dei servizi, quando viene acquisito un parere vincolante. Il privato non può impugnare il parere vincolante, perché ciò che è immediatamente lesivo è la determinazione conclusiva della conferenza. Il tema è stato, tra l'altro, affrontato, anche se in un obiter dictum, dal Consiglio di Stato. Se vi interessa, è la sentenza 4369 del 2016. Ora, come detto, il parere vincolante può essere impugnato, ma verrebbe da dire a rischio del ricorrente, perché in caso di rigetto del ricorso, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente e quindi la può ben condannare anche alle spese di lite temeraria. Anche se il legislatore non lo chiarisce, quindi si potrebbe dire che è vero che il parere vincolante non è insuperabile, perché si può far ricorso, ma certamente il parere vincolante nell'ottica del legislatore diviene uno strumento di deflazione del contenzioso. Ora, immaginiamoci un attimo il caso concreto. La stazione appaltante, come è stato ricordato prima, persegue l'interesse pubblico di contrattare col miglior offerente. Non ha pregiudizi se stipulare con l'impresa A o con l'impresa B. Quindi, tendenzialmente, sia che il parere sia vincolante, sia che il parere invece sia facoltativo dal punto di vista dell'obbligo di conformarsi, la stazione appaltante, se riceve un'indicazione di ANAC, tendenzialmente la rispetta. Si tratta di un organo autorevole, di un organo tecnico che esprime un indirizzo, e quindi sarebbe sostanzialmente abbastanza specioso che la stazione appaltante si discosti. Diverso il caso dei privati. Il privato ha interesse all'aggiudicazione, quindi sia che il parere sia vincolante o meno, è chiaro che fino a quando il privato non si sentirà dar ragione andrà avanti facendo ricorso. Lo dico perché in dottrina ho letto chi sostiene che il parere di precontenzioso dell'ANAC può essere sostanzialmente efficace fino a quando la stazione appaltante dà il suo preventivo assenso a conformarsi alla decisione dell'ANAC. A mio avviso, se lo scopo del parere di precontenzioso è quello di deflazionare, la litigiosità, in verità il vero tema è che deve essere l'operatore economico a dichiarare fin da subito la sua disponibilità a conformarsi alla scelta dell'autorità. Passiamo avanti. Sempre l'articolo 211 prevede l'ulteriore potere di impugnare gli atti di gara da parte di ANAC. L'ho già accennato prima, faccio un'ulteriore precisazione. Se voi vedete la norma, si compone di tre commi, 1 bis, 1 ter e 1 quater. Anche se non è ben chiaramente delineato, il procedimento è differente, perché nei casi di contratti di rilevante impatto, ANAC è legittimata fin da subito ad agire in giudizio. Invece, nel caso in cui ANAC risconti una grave violazione, l'autorità emette entro 60 giorni dalla notizia della violazione
un parere motivato, e se la stazione appaltante entro un termine non superiore a 60 giorni non si conforma, l'ANAC a questo punto è legittimata a presentare ricorso. Quindi legittimazione diretta nel caso di contratti rilevanti impatto, legittimazione indiretta solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione persegua la propria linea di condotta nel caso di grave violazione. Ma secondo il legislatore, quando ricorre il rilevante impatto, quando ricorre la grave violazione, sostanzialmente il legislatore si disfa di delineare questa casistica e rimette tutto a chi? Ad ANAC, cioè alla stessa amministrazione che deve intervenire. Ora, ANAC ha in corso di adozione un regolamento che va proprio a definire i casi di rilevante impatto e i casi di grave violazione. Per rilevante impatto si intendono sostanzialmente gli appalti banditi a seguito di una calamità naturale, oppure gli appalti necessari per dotare il paese di infrastrutture sportive o infrastrutture strategiche in occasione di grandi eventi. Per grave violazione invece si intendono effettivamente dei comportamenti abnormi, come ad esempio la mancata pubblicazione del bando di gara, varianti disposte senza una minima verifica interna circa la convenienza dell'attività. Quindi stiamo parlando di ipotesi davvero, perdonatemi il termine, quasi di scuola. Non stiamo certamente parlando di una mera divergenza tra l'atto e il codice appalti. Ora, torniamo un attimino all'articolo 211,1 ter. ANAC, quando ravvisa una grave violazione, ne dà notizia alla stazione appaltante. E poi dice, se la stazione non vi si conforma, ANAC presenta ricorso. Ora, non vi si conforma, tenete conto che ANAC può intervenire entro 60 giorni dalla notizia della violazione. La notizia della violazione può anche intervenire in un momento successivo all'adozione del provvedimento ritenuto illegittimo. La stazione appaltante come si fa a conformare? Se le attività non sono ancora iniziate, la risposta è abbastanza semplice, ma se le attività sono in corso, non vi si conforma, mi sembra che ci sia un cortocircuito, perché la stazione appaltante è presa tra due fuochi. Da un lato c'ha l'ANAC che gli tira le orecchie, dall'altro c'è l'appaltatore che sicuramente va sulle barricate se il contratto viene meno, e quindi la stazione appaltante deve cercare di capire se rispettare, se ristabilire la legalità violata, oppure se esporsi a un rischio di contenzioso con l'appaltatore. Quindi sarebbe anche opportuno che quando ANAC fa queste segnalazioni indicasse anche le più opportune modalità per consentire alla stazione appaltante di uscire per quanto possibile indenne da eventuali responsabilità anche dal punto di vista contrattuale. Un'ultima segnalazione, sempre da questo punto molto generale, il provvedimento ANAC 16 ottobre 2017, che ha chiarito che quando l'autorità formula alla stazione appaltante i propri rilievi, la invita anche a non porre in essere atti pregiudizievoli. Questo è davvero interessante, perché si introduce quasi una formula di stand and still non prevista dalla legge. La stazione appaltante non deve assumere atti pregiudizievoli sulla decisione dell'autorità.
Quindi anche questo è un elemento di attenzione che il RUP deve prendere debitamente in conto quando si trova ad affrontare, si spera mai, queste situazioni abbastanza spiacevoli. Ora, passiamo al tema più di diritto sostanziale. Finora abbiamo visto come ANAC viene a conoscenza delle varie ipotesi di danno potenziale, come ANAC può individuare degli atti che presentano profili di illegittimità, ma cerchiamo anche di esaminare se ogni mera irregolarità, se ogni semplice violazione normativa è di per sé fonte di danno erariale. Gli elementi del danno erariale sono molto simili a quelli della responsabilità extracontrattuale dell'articolo 2043 del Codice Civile. E quindi vi deve essere un danno subito da una pubblica amministrazione, ovviamente. Vi deve essere un agente, cioè un soggetto che commette il fatto, che non deve essere un soggetto qualsiasi, ma può essere o un funzionario pubblico o un soggetto anche estraneo alla pubblica amministrazione ma legato da un rapporto di servizio. Si pensi al caso del direttore dei lavori, sostanzialmente. La miglior dottrina poi ha chiarito che non ogni danno inferto dal dipendente alla amministrazione è fonte di danno erariale. È necessario che vi sia la cosiddetta occasionalità necessaria, ovvero il danno deve essere stato cagionato in occasione dell'espletamento dei doveri di ufficio. È un concetto che è in uso anche nell'ambito penalistico. Pensate all'ipotesi in cui il funzionario è citato è imputato in un processo penale e l'amministrazione di appartenenza viene convenuta in giudizio come responsabile civile. In questi casi l'amministrazione si difende sostenendo che non vi è il nesso di occasionalità necessaria. Il caso più famoso è forse quello dell'Uno Bianca. Voi vi ricordate che negli anni 90 c'era una banda di poliziotti e carabinieri che fuori dal servizio rapinavano le banche grazie alle informazioni acquisite nel corso della propria attività investigativa. Si è discusso a lungo, ci sono stati due giudizi in Cassazione, se in queste ipotesi vi era un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta di questi poliziotti e i doveri di ufficio a cui erano preposti. Vi deve essere poi, tornando agli elementi del danno erariale, una condotta antigiuridica, la condotta tendenzialmente atipica, così come è nella responsabilità aquiliana, quindi può essere un fatto e può essere un'omissione. Vi è poi necessità che tra il fatto e il danno vi sia un nesso di causalità, ovviamente, e poi è molto importante che vi sia il cosiddetto elemento psicologico, il dolo o la colpa. Letta in questi termini, sembrerebbe che la responsabilità erariale, da non confondere con la responsabilità contabile, che è della gente che maneggia il denaro, la responsabilità erariale sia una classica responsabilità di natura risarcitoria. L'amministrazione viene ripristinata di un qualcosa che le è stato sottratto. In realtà la tesi è discutibile e si preferisce una natura mista. Perché? Perché si cerca di contemperare la finalità restitutoria a quella deterrente. Cioè, non nascondiamoci che l'attività della procura contabile ha di per sé un effetto di moral suasion. Mi dicono di affrettarmi. E in effetti la responsabilità amministrativa ha degli elementi davvero peculiari, come ad esempio le sanzioni accessorie oppure
la possibilità che il danno in determinati casi non sia pari al pregiudizio dell'amministrazione, ma sia un multiplo. Ci sono delle ipotesi in cui il legislatore ha stabilito che di fronte a determinati fattispecie il funzionario è chiamato a corrispondere alla pubblica amministrazione una somma 10 volte pari al danno subito. Quindi appunto si va a preferire una natura mista della responsabilità erariale, un po' risarcitoria, un po' punitiva. Nel tema delle funzioni, dei poteri di ANAC, è ovvio che il tutto si gioca sull'elemento soggettivo. Il funzionario può essere chiamato a rispondere del danno erariale solo se abbia agito con dolo o colpa grave. Si tratta di una previsione che è stata introdotta nel 1994 ed è stata giudicata legittima dalla Corte Costituzionale. E perché? Perché il funzionario non deve avere paura di firmare gli atti, il funzionario non deve temere di non deve avere paura di rispondere per ogni singolo provvedimento che assume. Le norme sono sempre più numerose, gli adempimenti sono sempre più maggiori, le possibilità di sbagliare aumentano proporzionalmente. Nessuno è una macchina. E a fianco di questo indirizzo della Corte Costituzionale sorprende un po' quello che si legge in un protocollo stipulato tra ANAC e Corte dei Conti sullo scambio dei dati. Non è molto interessante, non ve l'ho citato perché non ha alcuna utilità ai nostri fini, però nell'incipit le procure si autoattribuiscono il potere di moral suasion, si attribuiscono un ruolo general preventivo che un po' sembra stridere con quei principi che invece sono stati espressi dalla Corte Costituzionale. Abbiamo visto prima, quando ha parlato il collega, che la responsabilità penale del pubblico dipendente sussiste solo nel caso di dolo, la responsabilità erariale anche in caso di colpa grave, e quindi non vi è una perfetta simmetria fra le due fattispecie. E poi vi è anche la responsabilità disciplinare, che può incorrere anche in caso di mera irregolarità. Ora, lasciamo il caso del dolo, che è davvero patologico. Parliamo della colpa grave. Che cos'è la colpa grave? Quando ricorre? La colpa grave, volendo sintetizzare, è la massima negligenza, cioè proprio non aver rispettato alcuna norma di condotta. Più nel dettaglio, la colpa grave è una violazione dell'obbligo di diligenza grossolano, un discostamento evidente dal comportamento che chiunque avrebbe tenuto al posto dell'agente. La nozione di colpa grave è stata esaminata a più riprese dalla Corte dei Conti. Io vi indicherei due sentenze della Corte dei Conti Lombardia, visto che appunto è il giudice delle amministrazioni comasche. Una prima sentenza chiarisce che la colpa grave è una sorta di norma in bianco e quindi bisogna andare a completare questa nozione di colpa grave. Quando ricorre la colpa grave? In caso di errori inescusabili, in caso di omissioni o ritardi ingiustificabili, oppure, questo è abbastanza interessante, quando le strutture amministrative, pure se sono dotate di personale e mezzi in misura soddisfacente, ma nonostante ciò l'amministrazione ha agito in maniera difettosa. Perché vi invito a tenere in considerazione questo passaggio di questa massima, che è la sentenza 453 del 2008? Perché il nuovo codice appalti ha introdotto il tema della qualifica delle stazioni appaltanti, che è ancora un po' tutto in corso d'opera, e l'articolo 38 rimanda a un decreto del MIT i requisiti di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti. Quindi un tema che si potrebbe porre un domani è: ma se la stazione appaltante è qualificata, il
criterio della colpa grave deve essere letto in maniera meno rigorosa? Questa potrebbe essere un'ipotesi. Un altro tema può essere la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere alle cosiddette committenze ausiliarie, ovvero sia dei professionisti che affiancano il RUP in fase di progettazione, stipula, verifica. Esatto. La possibilità riconosciuta alle stazioni appaltanti di ricorrere alla committenza ausiliaria permette al funzionario un domani di andare ad affermare che la propria amministrazione di competenza non era dotata di personale qualificato in misura soddisfacente? Queste sono tutte un po' tematiche che non sono mai state affrontate dalla Corte dei Conti, per quanto ho avuto possibilità di esaminare, ma che potrebbero essere tutte degli elementi tramite cui valutare più o meno rigorosamente il concetto di colpa grave. Sempre la Corte dei Conti, con un'altra sentenza, sempre parlo della sezione Lombardia, la 627 del 2010, ha chiarito che la colpa grave deve essere poi graduata con riferimento alla qualifica del singolo agente, e quindi se il soggetto imputato di danno erariale è un dirigente, ci si deve attendere che questo abbia delle competenze adeguate per la posizione elevata che ricopre, e quindi è possibile richiedergli un grado di perizia e diligenza adeguato. La responsabilità erariale non ricorre però per la semplice violazione di una norma. Il tema è un po' simile a quello della responsabilità della pubblica amministrazione nei confronti del terzo. Il privato, il cittadino, non può chiedere la condanna della pubblica amministrazione per il solo fatto che vi sia stata una violazione di una norma. Occorre che l'amministrazione abbia agito con colpa. E lo stesso tema si ripropone con riferimento alla responsabilità erariale. Non è necessario che il funzionario abbia violato una norma per poter essere imputato di danno. Occorre che questi abbia agito in maniera, appunto, come vi ho detto prima, sconsiderata. Ora, se non è sufficiente violare una norma per integrare la responsabilità erariale, a maggior ragione la mera violazione di una linea guida dell'ANAC o di un parere di contenzioso non può essere utilizzato dal procuratore contabile per fondare una citazione. Anche se, tornando al tema che abbiamo visto in precedenza, cioè quelle delle possibilità di ANAC di ricorrere contro gli atti della stazione appaltante, ci possono essere dei casi in cui delle violazioni siano più o meno gravi, violazioni di norme. Vi ricordate che prima ho detto che l'ANAC può invitare la stazione appaltante a sanare gravi violazioni, e l'ANAC ha anche individuato? Ora, si potrebbe porre il tema se questo catalogo di gravi violazioni individuati da ANAC possa essere di per sé un punto di partenza per verificare se la condotta del dipendente è stata più o meno colpevole. E difatti un errore nella valutazione dei requisiti di un RTI, da richiedere per un RTI, può essere considerata un errore, un peccato veniale, tenuto conto della complessità della materia. Invece, la circostanza che il RUP abbia avviato una gara senza pubblicare preventivamente il bando, questa è una grave violazione, e quindi si potrebbe anche legittimamente ritenere che in presenza di gravi violazioni per
come individuate da ANAC, la responsabilità del pubblico dipendente assuma un grado di intensità maggiore e quindi lo esponga più facilmente alla sanzione della Corte. All'inizio del discorso, scusate un attimo che bevo. All'inizio del discorso ho ricordato la complessità della normativa. Secondo la migliore dottrina, la responsabilità del pubblico dipendente sussiste anche quando l'errore è frutto di una scelta personale del dipendente che abbia agito senza preventivamente consultare la giurisprudenza, le linee guida, le circolari, le pronunce esistenti, quindi sostanzialmente quello di un agente poco avveduto, di un pubblico dipendente poco avveduto che sulla base di un suo convincimento abbia adottato un atto amministrativo che si è rivelato poi illegittimo. Il tema non è molto affrontato in giurisprudenza. Ho individuato come più recente addirittura una sentenza del 2010, la numero 32/2010 della Corte Conti Trentino Alto Adige, nella quale si rimproverava al pubblico dipendente di aver ignorato gli strumenti di conoscenza e di esperienza di cui poteva disporre, circolari ministeriali, note delle autorità indipendenti, e quindi si pone sostanzialmente il tema: ma come fa il dipendente a orientarsi tra la giurisprudenza che si pronuncia praticamente quotidianamente sulle tematiche dei codici pubblici? Come fa il pubblico dipendente a individuare tra i 1000 pareri di ANAC pubblicati anche su un sito non certamente agevole da raggiungere quali sono i principi di materia? E effettivamente questo è un tema che potrebbe essere adeguatamente valorizzato in ipotesi di un giudizio contabile. Va però tenuto conto che le linee guida che ANAC sta approvando nel corso dell'ultimo anno sono tutte linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale, quindi in questi casi il tema della conoscibilità non si pone in maniera così determinante. Facciamo per esempio un esempio su delle linee guida che esistono realmente. Le ultime linee guida, le numero 8, quelle sui servizi infungibili. Queste linee guida sostanzialmente prescrivono, o meglio, non prescrivono perché non sono vincolanti, queste linee guida indicano al funzionario una serie di accorgimenti da adottare per evitare di stipulare contratti che lo obbligano successivamente a affidare i servizi / le forniture al medesimo appaltatore. Pensate al caso dell'amministrazione che compra un software e sostanzialmente è vincolata poi per anni e anni e anni e anni a utilizzare sempre quel software, quindi ogni anno comprare la licenza. Queste linee guida ANAC sono molto interessanti perché non si limitano a una mera definizione di che cos'è servizio infungibile e cosa non lo è, quindi non si limitano a indicare i soli presupposti di legge, ma danno anche dei consigli, cioè sono delle le vere linee guida, quello che realmente ci si dovrebbe attendere da ANAC, cioè sulla base della migliore esperienza consigliare le amministrazioni su come evitare determinate problematiche, quindi con una valutazione ex ante, una valutazione preliminare del mercato, individuare soluzioni, che ne so, informatiche che permettano alla stazione appaltante di cambiare gestore senza alcun problema, e poi, se questo non è possibile, quali sono le clausole contrattuali da inserire nei contratti che si vanno a sottoscrivere con il fornitore. Queste linee guida quindi rappresentano un indice orientativo che, secondo questa giurisprudenza, quella che vi ho appena citato, divengono elemento utile, metodo di strumento di comparazione utile per valutare la condotta del pubblico dipendente.
C'è un ulteriore tema, ovvero abbiamo visto prima i pareri di precontenzioso ANAC, cioè pareri che intervengono preventivamente all'adozione di determinate attività. Ora, il pubblico dipendente che si attiene a un parere dell'ANAC va sempre esente da responsabilità? Se noi guardiamo il dato normativo, l'unica ipotesi in cui è prevista un'esimente di responsabilità per il pubblico dipendente che sia attenuto a un parere è quello del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Cioè, nel caso in cui il fatto dannoso trae origine da un provvedimento che è stato preventivamente vistato dalla Corte dei Conti, ovviamente nella sezione controllo, il pubblico dipendente non può essere chiamato a rispondere di danno. Quale sia la ratio per cui questo trattamento di favore è riservato solo ai provvedimenti vistati dalla Corte dei Conti è un mistero, anche perché i funzionari che possono beneficiare dell'ausilio della Corte dei Conti sono i funzionari ministeriali e non i funzionari degli enti locali, tendenzialmente. La ragione è forse più una ragione di sistema, cioè si vuole evitare che un atto vistato dalla Corte dei Conti in sede di controllo sia poi giudicato foriero di danno dalla stessa Corte dei Conti in sede giurisdizionale. Vi sono però due ipotesi speciali che vi volevo sottolineare, due ipotesi che riguardano ANAC. La prima riguarda la disciplina speciale che è stata prevista per Expo. In quell'occasione erano stati attribuiti al presidente dell'ANAC, neanche all'ANAC, al presidente dell'ANAC, il potere di verificare in via preventiva la legittimità degli atti. Allora è chiaro che questa era una normativa speciale che serviva per far partire i lavori, perché sappiamo tutti nel 2014 quali erano le condizioni del sito Expo a poco meno di un anno dall'avvio della manifestazione. Però si può porre il tema se il parere preventivo del presidente dell'ANAC sia sufficiente ad escludere la responsabilità erariale. Notizia di alcune settimane fa sono il rinvio a giudizio di alcuni ex funzionari di Expo e molti di questi hanno detto ma il presidente dell'ANAC ci ha reso il suo parere favorevole, quindi di cosa stiamo parlando? E poi c'è un altro tema, sempre un'altra ipotesi speciale, che è quella della vigilanza collaborativa. La vigilanza collaborativa, come ricordava l'avvocato Fazio, è la possibilità per la stazione appaltante di avvalersi dell'ausilio dell'ANAC, non per tutte le gare d'appalto, ma per quelle più rilevanti, e anche in questo caso vi è una verifica preventiva di legittimità degli atti. Oltre poi ai pareri di precontenzioso che la stazione appaltante assume con riferimento al proprio caso specifico, i pareri di precontenzioso sono anche una sorta di precedente che può essere utile al pubblico funzionario per dimostrare di aver agito quantomeno non con colpa grave, con colpa lieve, perché come abbiamo visto la colpa lieve non determina la responsabilità erariale. Un tema che è stato, come si può dire, esaminato solo in maniera epidermica dalla dottrina è quello che attiene alla responsabilità del funzionario che si attiene alle linee guida. Ora, giustamente la dottrina dice ma le linee guida rappresentano altro che l'ombrello, la protezione del pubblico dipendente che si conforma. Quindi perché ipotizzare una sorta di responsabilità del funzionario che non si attiene? La verità però non è né bianca, la soluzione non è né bianca né nera, cioè è un po' una soluzione intermedia.
nel senso che sia le linee guida vincolanti che le linee guida non vincolanti danno comunque un margine di discrezionalità al pubblico dipendente, lasciando da parte le linee guida. Pensate ai bandi tipo. L'articolo 71 stabilisce che ANAC può prevedere dei bandi tipo, ma riconosce la possibilità alle stazioni appaltanti di non conformarsi purché ne indicano le regioni con adeguata motivazione. Quindi la mera scelta di adeguarsi, di adagiarsi supinamente a delle linee guida, a degli orientamenti di ANAC, non sempre manda esente il pubblico dipendente da responsabilità erariale. Anche la giurisprudenza contabile ha chiarito che è sì vero che il parere acquisito dal funzionario prima di adottare l'atto tendenzialmente lo manda esente da responsabilità, ma quando questo parere è obiettivamente arbitrario, quando questo parere si basa su tesi ardite, oppure quando il parere era stato acquisito precedentemente su situazioni analoghe ma non completamente uguali, il funzionario ha sempre l'obbligo di verificare se l'atto che intende assumere è comunque conforme con la legislazione e comunque quest'atto non determina un danno alla stazione appaltante. Le linee guida dell'ANAC sono molto recenti, quindi la giurisprudenza contabile non ha avuto modo di pronunciarsi ancora, di esaminare il rapporto tra il danno erariale e le linee guida ANAC. Un possibile punto di raffronto, un possibile spunto potrebbero essere le linee guida per i sanitari. Nel 2012 il ministro della salute dell'epoca, Balduzzi, aveva promosso una legge che prevedeva espressamente un esimente in favore dei medici che si fossero attenuti alle linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Se il medico dimostrava di aver agito in conformità a quanto stabilito da queste linee guida, non rispondeva penalmente, ma semmai solo civilmente. Ora, questa norma è stata trasfusa ed è stata inserita più opportunamente nel codice penale. La tematica è stata valutata dalla Corte dei Conti in due recenti sentenze, entrambe dell'Emilia Romagna. La prima, in maniera un po' tranchant, ha detto che le linee guida mediche attengono esclusivamente all'ambito penale e quindi il giudice contabile non le tiene in considerazione. La seconda, un po' più attenta, secondo me, ha chiarito che quelle linee guida mediche hanno un valore meramente difensivo perché consentono al medico di dimostrare di aver agito correttamente. Ma non per questo al procuratore della Corte dei Conti è consentito far discendere la colpa grave del medico per la mera violazione delle linee guida. Quindi il tema è ribaltato, la linea guida non è più uno strumento da cui far discendere la colpa grave del sanitario, ma lo strumento con cui il sanitario dimostra di aver agito senza colpa. Non è possibile, secondo me, ricavare da queste due sole sentenze un'indicazione utile per inquadrare correttamente il tema delle linee guida ANAC, anche perché le linee guida ANAC non intervengono come le linee guida mediche in un settore completamente privo di regolazione. I medici non hanno una norma di legge che gli dice quale cura dare al proprio paziente, quale medicinale. Le linee guida ANAC invece specificano precetti di carattere generale o comunque accompagnano con una normativa di dettaglio un ordito normativo che comunque già permette alla stazione appaltante di orientare il proprio comportamento.
L'unica sentenza che si è pronunciata sulle linee guida della vecchia autorità di vigilanza, ma credo che il tema possa essere esteso anche alle linee guida ANAC, è la Corte Conti Abruzzo, sentenza 16-2017. Cosa aveva stabilito la Corte dei Conti in quell'occasione? Aveva sì riconosciuto che non esisteva una norma di legge che imponeva al funzionario di adottare un determinato comportamento, e che la norma di legge citata, invocata dalla Procura della Corte dei Conti, era entrata in vigore successivamente, ma già esistevano delle linee guida ANAC che, anche se non avevano una forza di legge, comunque erano in grado di dare al funzionario una corretta indicazione dei criteri, dei principi e degli orientamenti da tenere. Quindi ecco che le linee guida vanno a sopperire una mancanza normativa e vanno a fondare una ipotesi di responsabilità erariale. In definitiva, le linee guida come le vogliamo qualificare ai fini della responsabilità erariale? Le linee guida le possiamo identificare come degli strumenti che consentono alla Corte dei Conti di verificare se il comportamento dell'agente è stato conforme più o meno al modello accreditato nella comunità dei funzionari addetti alle gare pubbliche. Perché secondo me le linee guida ANAC, pur provenendo da un organo estraneo alle stazioni appaltanti, può essere pacificamente interpretata come degli orientamenti che sono nel sentire comune dei funzionari delle stazioni appaltanti? Innanzitutto perché le linee guida sono soggette alla consultazione degli operatori e delle stazioni appaltanti. ANAC è solita pubblicare le bozze di linee guida, ascoltare i consigli, le critiche dei funzionari e degli operatori e di quindi correggere eventuali errori. Quindi sono linee guida che nell'ottica dell'ANAC sono elaborate congiuntamente. Il tema della consultazione, perdonatemi l'inciso, è molto importante perché c'è un recente DPCM che è passato un po' sotto traccia, che ha previsto per le sole amministrazioni statali l'obbligo di fare le consultazioni. La consultazione avviene sostanzialmente, sì, formalmente. ANAC pubblica le bozze di linee guida, assegna un termine agli operatori per presentare le proprie osservazioni, pubblica un documento sia con le osservazioni pervenute sia con le risposte dell'autorità, infine rimette il tutto, non solo le linee guida, diciamo, che inglobano i commenti, ma anche le osservazioni, rimette tutto al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato si basa sulle linee guida e sulla relazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione che contiene le risultanze della consultazione. Quindi la consultazione sia per l'ANAC, certo, la consultazione sia per l'ANAC sia adesso per il regolatore statale è obbligatoria. Non dimentichiamo, come ho appunto accennato, che le linee guida dell'ANAC sono sottoposte al controllo del Consiglio di Stato, quindi vi è una garanzia anche di legittimità e di ragionevolezza degli ordini, dei consigli che vengono imposti dall'autorità. E più di una volta il Consiglio di Stato ha rispedito al mittente la bozza di linea guida che gli era stata sottoposta. Chiudo con una notazione. Come fa il funzionario a non incorrere nella responsabilità erariale e andare esente da colpa grave in un contesto in cui la normativa è obiettivamente complicata e anche gli avvocati impazziscono? Con la motivazione. La motivazione degli atti, come ha sostenuto la migliore dottrina, è il migliore strumento per mediare tra la discrezionalità amministrativa e la responsabilità del funzionario. Con la motivazione il funzionario dimostra di non aver agito arbitrariamente, e tenete conto che lo stesso codice appalti a richiedere in numerosi casi la motivazione. Bisogna motivare perché non si divide in lotti, bisogna motivare perché prevede requisiti troppo stringenti.
secondo me, con l'importanza che ha assunto l'offerta tecnica, bisognerebbe anche motivare perché determinati requisiti tecnici vengono richiesti, come vengono attribuiti i punteggi, perché si dà più rilevanza a un subpunteggio anziché un altro. Insomma, la motivazione può essere sostanzialmente lo strumento più opportuno. Ovviamente non una motivazione tautologica, una motivazione che indica fin da subito quali sono gli obiettivi della stazione appaltante, e questi obiettivi non devono essere obiettivi fumosi, ma obiettivi verificabili ex post, di modo che in caso di contestazione il pubblico dipendente può dimostrare di aver adottato una scelta che è stata sì intelligente, ma una scelta che ha avuto dei risultati apprezzabili. Grazie per l'attenzione.